Informe nel Parco nasce per passione, come tutte le cose che meritano insomma, di essere realizzate. Nasce dalla passione che io e Giovanni Leonardi, mio socio, abbiamo sempre avuto fin da bambini. È una passione per la montagna, per la natura, che abbiamo coltivato fin dalla tenera età, diciamo. Questa passione si è trasformata poi, fortunatamente, in un'attività lavorativa. La prima attività che realizziamo, che creammo nel 2004, fu un'attività di escursioni in jeep per visitare dei canyon, delle cascate, degli alberi secolari, dei posti naturalisticamente molto attraenti e che meritavano appunto di essere valorizzati dal punto di vista turistico e anche ovviamente naturalistico. Fu subito un successo, lavoravamo con i principali villaggi turistici della zona, però era un'attività, un passatempo estivo, volevamo trasformarlo in un'attività vera e propria. Stavamo insomma alla ricerca di qualcuno che fosse disposto a scommettere su questa attività imprenditoriale e mi capitò nel 2006 di partecipare a un convegno sul turismo alla Lamezia Terme e di fare un intervento. Io venivo da un background di studi universitari ma anche di specializzazione nel settore del turismo e feci un intervento molto duro dicendo un po' la verità, che in Calabria gli imprenditori difficilmente sapevano utilizzare il marketing, sapevano comunicare o che sapevano gestire anche la clientela, i turisti, insomma che c'era questa incapacità di trasformare questo asset economico che secondo noi è fondamentale in un asset principale, quindi di sviluppo. L'unico ad avvicinarci fu un imprenditore di Reggio Emilia che ci disse: mi è piaciuto molto questo intervento che hai fatto, sarei interessato a creare un'attività turistica in Calabria. Ci incontrammo poi a Bologna e da lì nacque l'idea di creare questo parco avventura, che fu il primo in Calabria, uno dei primi al sud Italia, sicuramente il primo in Calabria nel 2008. Fu un'iniziativa, ed è un'iniziativa tuttora devastante dal punto di vista dell'esempio, devastante perché ha sfatato una serie di luoghi comuni, ovvero che in Calabria per fare impresa bisogna avere il finanziamento pubblico, noi non abbiamo chiesto. Un altro luogo comune è che qui non si può fare turismo perché mancano le infrastrutture e noi siamo a 20 km dal primo centro abitato, in un bosco di faggi dove ci siamo solo noi, gli scoiattoli e i cinghiali, in un luogo dove fino allo scorso anno non c'era corrente elettrica, abbiamo lavorato per i primi 5 anni con un generatore a benzina, in un luogo dove non c'è copertura telefonica tuttora, né fissa né mobile, utilizziamo una parabola satellitare per comunicare. Siamo in un luogo dove non c'è nessun tipo di servizio, abbiamo realizzato noi le fogne, tutto quello che serve per rendere il luogo confortevole per i numerosi turisti che arrivano. Ci spalliamo la neve ogni anno per aprire il parco perché questa è una località non abitata per cui non veniamo serviti da alcun servizio. Alla fine in questo luogo in 6 anni sono venute più di 120.000 persone. Il raduno delle imprese eretiche ed eretiche.it nascono come un prodotto culturale di Orme nel Parco, mettiamolo così, semplicemente un blog dove sfogare le nostre, come dire, i nostri disagi quotidiani che incontriamo attraversando questa regione lungo e largo, avendo a che fare con le istituzioni piuttosto che con i calabresi, raccontando come una Calabria diversa potrebbe esistere e come già esiste. Perché con il raduno e le imprese eretiche noi non facciamo altro che andare in giro per la regione a scoprire degli altri pazzi come noi, perché non credevamo di essere delle mosche bianche, infatti ne abbiamo avuto la conferma, ma abbiamo trovato tanti eretici che in questo territorio, magari isolati, in solitudine, in silenzio, nei posti più sperduti, vivono e coltivano le proprie passioni, riescono a trasformarle in un'attività lavorativa, ma anche in un esempio per tutti gli altri cittadini di quelle comunità. E il nostro obiettivo con il raduno delle imprese eretiche è semplicemente quello di riunirli in un luogo, è una cosa che facciamo periodicamente, non ha una cadenza fissa, si fa quando c'è una motivazione per farlo, cioè quando troviamo degli eretici e che meritano di essere raccontati, li riuniamo in un posto e gli facciamo raccontare la loro esperienza. Questo serve molto perché siamo convinti che l'esempio sia molto più importante di tante parole. Se una persona viene qui e ti racconta di aver già fatto delle cose e di aver avuto successo, vuol dire che è possibile farlo, non vuol dire che sarà in futuro probabile, ma che è una cosa che già esiste e si può fare. La Calabria è già cambiata, dal mio punto di vista quello che abbiamo raccontato in queste occasioni è una Calabria che già esiste, che già ha cambiato strada, che già ha scelto un'altra via. E ora si tratta di sostenerla, probabilmente di amplificarla, di renderla più attuale. Si tratta di cominciare a dettare i temi,
perché purtroppo la televisione a dettare i temi oggi. Noi dobbiamo avere questa capacità di cominciare a dettare i temi sul territorio, a prescindere da quello che i media veicolano, e di essere così efficaci da costringere i media a veicolare i nostri contenuti, che è un po' quello che stiate facendo anche voi con Italia che cambia. Per cui lo sforzo è comune, gli obiettivi sono comuni, i temi anche, ci siamo resi conto, insomma, che c'è un'affinità di metodi, di obiettivi, di contenuti, di temi, e questo non può che ormai indicarci che la strada è quella giusta e che non ci saranno dubbi sul suo successo. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.